Sulla bara portata a spalla dai colleghi dell'arma ci sono il suo berretto di carabiniere, la spada e un manto di fiori. Un lungo silenzio, denso di dolore e commozione, coglie il feretro di Alex Boccella, il 41enne appuntato scelto del nucleo radiomobile della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi, vittima sabato scorso di un incidente agricolo. Un lungo silenzio che viene infranto solo dal suono delle campane della chiesa di San Bartolomeo e dal pianto di una comunità ancora scossa dalla tragedia. Il sindaco Vecchia ha proclamato il lutto cittadino e sospeso i festeggiamenti in onore di San Bartolomeo. La parrocchia è gremita anche nel piazzale per l'ultimo saluto al carabiniere amico di tutti. La messa viene celebrata dal vescovo della diocesi di Sant'Angelo dei Lombardi, Pasquale Cascio. Presenti al rito religioso i sindaci di Cassano e Nusco e il vice sindaco di Sant'Angelo dei Lombardi, dove Boccella svolgeva servizio. Sono due le famiglie che piangono Alex, come ribadisce il generale Canio Giuseppe Lagala del Comando Legione Carabinieri della Campania, perché le lacrime versate nell'addio all'appuntato scelto sono anche quelle dei suoi fratelli, i fratelli carabinieri, perché la benemerita è una famiglia sempre a fianco di chi indossa la divisa, soprattutto nei momenti difficili si unisce al dolore dei cari aprendo il cuore, facendo parlare l'anima, così come ha fatto il generale quando ha preso parola al termine del rito funebre. Il suo intervento intenso di profonda umanità che ha coinvolto i presenti fino all'applauso. Il suo un discorso da padre di famiglia che ha ricordato Alex carabiniere modello, ma anche sottolineato i valori di un uomo sensibile ed altruista, sempre disponibile, soprattutto verso chi affrontava la vita in salita. Siate orgogliosi di Alex, così si è rivolto il generale alla moglie Sonia, ai piccoli Diego e Samuele, che il numero uno dei carabinieri in Campania ha voluto stringere in un abbraccio solido e paterno insieme a tutti i suoi fratelli, compresi i carabinieri, con gli occhi lucidi e il cuore gonfio di dolore. Quando la bara esce dalla chiesa, un grappolo di palloncini azzurri e bianchi si alza nel cielo, accompagnato da un applauso. Su alcuni di loro c'è scritto in rosso: chiameremo sempre, per tutta la vita, la firma di un patto eterno spedito veloce nell'azzurro, illuminato da sole, che Alex avrà raccolto, così come lui, il carabiniere della porta accanto, coltivava in terra semi di umanità.